Buongiorno, si accomodi. Lei sta per visionare una nuova pellicola di podcast italiano. Ma è lei? Si usa ancora in italiano? Ormai è stato rimpiazzato dal tu. E perché si usa proprio il lei femminile come forma di rispetto? Non è strano? Benvenuti su Podcast Italiano, un canale per chi impara o ama la lingua italiana. Il lei è il pronome che usiamo in italiano come forma di rispetto. Parlando con uno sconosciuto, normalmente al posto di mi sai dire l'ora? Dirò mi sa dire l'ora? Ma questo dipende da tanti fattori. Ci torniamo dopo. Notiamo subito che non è obbligatorio esplicitare il lei. Lei mi sa dire. In italiano spesso il pronome soggetto, io, tu, lei, eccetera, si omette. Ne ho parlato qui. E il lei di rispetto non fa eccezione. Dunque, in molti casi in realtà basta coniugare il verbo alla terza persona. Mi sa dire? Mi può dare? Senza il lei. Nei pronomi atoni però viene fuori il femminile. Le dico la verità. La chiamo domani. E gli aggettivi possessivi non saranno di conseguenza tuo, tua, eccetera, ma suo, sua, sue, suoi. Signor Rossi, ho visto sua madre l'altro giorno. Il contesto ci permette di capire che non sto parlando di una donna o di una terza persona, ma mi sto rivolgendo a te, cioè a lei, signor spettatore, che a proposito si scrive tradizionalmente con la L maiuscola, anche se non tutti lo fanno oggi. Ora vi faccio un quiz. Parlando a un uomo, si dice lei è molto bravo o molto brava? La risposta è bravo. Infatti, con aggettivi e sostantivi è preferibile l'accordo al maschile. Diremo quindi, lei è un grande intenditore di vini e non una grande intenditrice. In questo caso, invece, qual è l'opzione corretta? Professore, ieri l'ho visto al cinema. Oppure, ieri l'ho vista al cinema. In questo caso dobbiamo usare l'ho vista, coniugando il participio passato al femminile, proprio come se stessimo parlando di una donna in terza persona. Curioso, vero? Ma da dove viene questo lei che confonde così tanti studenti di italiano? Lo scopriamo dopo aver parlato dello sponsor di oggi che è Speakly, usando il lei. Userò il lei in questa pubblicità. Tra le varie app linguistiche che ho provato, non tutte molto buone a dire il vero, le consiglierei senz'altro Speakly perché le permetterà di imparare una lingua in maniera efficiente e scientifica. Vede, l'obiettivo di Speakly è di aiutarla ad acquisire il lessico fondamentale di cui ha realmente bisogno. Arrivando fino al livello più alto, all'interno dell'app, avrà una conoscenza, almeno passiva, di 4.000 parole circa, che le saranno sufficienti per cavarsela nell'87% delle situazioni di vita. Niente male. Nell'app troverà esercizi di comprensione, di scrittura, di parlato e persino consigli di ascolti musicali, che personalmente apprezzo molto. Sono super utili anche gli esercizi di ascolto, che sono di fatto dei mini podcast divisi per livello, con la trascrizione e la traduzione. Molto bello. Ma la cosa bella di Speakly è che, diversamente da altre app, non la obbliga a imparare seguendo un percorso fisso. Sarà lei a scegliere le attività che le piacciono di più. E questo è importante perché, ricordi, l'apprendimento di una lingua deve essere divertente, altrimenti, perché imparare una lingua? Potrà usare Speakly da desktop o con l'app, che tra l'altro è davvero carina da un punto di vista visuale, il che le piacerà, ne sono certo. Provi Speakly per 7 giorni gratis usando il link che le lascio qui sotto. Se le piacerà, potrà abbonarsi per un anno, risparmiando il 60%. Grazie a Speakly e proseguiamo con il video. Sarebbe bello se su internet si desse del lei, vero? O forse no. Comunque, in latino non esisteva la forma di cortesia, si usava sempre tu. In periodo imperiale, a quanto pare, si iniziò a diffondere anche la forma di rispetto vos, all'inizio usata con l'imperatore. Non è del tutto chiaro se da questo vos derivi il voi che si usava in italiano antico. Sta di fatto che ai tempi di Dante la forma di rispetto era voi. Il voi si usava di fatto tra persone della stessa classe sociale, ma tra cui c'era una certa distanza e rispetto, oppure da persone di una classe più bassa a persone di una classe più alta, ma non il contrario. Lo schiavo al padrone dava del voi, il quale rispondeva dandogli del tu. Persino i figli, pensate, usavano il voi con il genitore. Padre, ditemi la verità. No, oggi non funziona. Ma perché voi al plurale? È comune in molte lingue usare un pronome plurale per indicare rispetto e distanza. È come se dicendo voi e non tu, il nostro interlocutore valesse più di una persona sola. Tante persone. Si usa il voi in francese, nelle lingue slave e in inglese, sì, perché il you inglese in origine significava voi, mentre tu era thou.
Per questo ora sia tu che voi in inglese sono you. Ma non divaghiamo. Già nel 300 iniziò a diffondersi l'uso di titoli onorifici, come per esempio Vostra Signoria o Vostra Maestà, per esprimere rispetto. Arriviamo al 500, epoca di buone maniere, cortesia, Nelle corti e nelle cancellerie questo uso di titoli esplode. Il Vostra Signoria diventa comunissimo, a fianco ad altre formule come Vostra Reverenza, Vostra Eccellenza e così via. Come vedete sono tutte formule al femminile, motivo per cui in una lettera si sarebbe scritto una volta Vostra Signoria, Vostra Eccellenza, ma le volte dopo si sarebbero adoperate forme anaforiche, cioè forme linguistiche che fanno riferimento a un elemento già menzionato in passato. Vediamo un esempio. Vostra Signoria è molto intelligente. Lei, o ella, ha tutto il mio rispetto. Questo era il meccanismo. Si sostituiva il titolo con lei, oppure forme come questa, quella, essa, ella. Sì, nel 500 si usava più ella che lei come soggetto. Ella era il pronome soggetto tradizionale. Lei si usava più con le preposizioni, con lei, per lei, eccetera. Anche se col tempo divenne un pronome soggetto, non solo come forma di rispetto, ma in generale. Oggi ella, infatti, non si usa più, così come egli, usiamo lui o lei, o spesso non usiamo proprio niente. Sempre in quel periodo continuava anche a diffondersi sempre più il voi. C'erano dunque due opzioni. Ella, lei, l'opzione formale che trasmetteva maggiore distanza, e il voi che invece riduceva un po' la distanza. Il lei, tra l'altro, aveva anche il suo plurale, loro, un po' come oggi in spagnolo si usa ustedes. Cari signori, se apprezzano questo video, mettano un like. Ecco, qualcosa così. Il lei però a molti sembrava troppo formale. Il 500 era un'epoca in cui le etichette, le buone maniere, il galateo erano cose importantissime, probabilmente anche per influenza spagnola e della loro cultura molto cerimoniosa e pomposa. Ne abbiamo parlato qui. Motivo per cui titoli come Vostra Signoria andavano così di moda. In una lettera del 1564 l'umanista Claudio Tolomei scriveva: a me non piacque, non piace e non piacerà mai quest'usanza, la quale è nata da una vile adulazione portataci da là dal mare. Da là dal mare, ovvero dalla Spagna. Si pensava infatti che il lei venisse proprio dallo spagnolo, il che è falso. Il lei si è formato all'interno dell'italiano. Tuttavia è possibile che gli spagnoli abbiano contribuito allo sviluppo di questa cultura cerimoniosa in cui si sono diffusi appunto titoli come Vostra Signoria, Vostra Reverenza, Vostra Maestà e di conseguenza le forme ella e lei che li sostituivano. Qualche secolo dopo l'illuminista Pietro Verri in una lettera prendeva in giro l'uso dei titoli formali, parodiando lo stile dell'epoca. Prego Vostra Signoria Illustrissima ad essere persuasa che è profondissima in me la stima delle sue nobili virtù, poi commentava così: la metà perlomeno di queste parole sono vuote di senso e la terza parte sono bugie. Non gli piaceva il lei e non piaceva a tanti, motivo per cui il fascismo ha provato ad abolirlo nel 1938 sulla base del mito dell'origine spagnola, no? Bisognava salvaguardare la purezza dell'italiano, ma non ha funzionato perché le persone se ne sono per lo più fregate e hanno continuato a darsi del lei, che oramai era troppo radicato nell'uso, era impensabile abolirlo per legge. Ed è proprio nel secolo scorso che il lei soppianta quasi definitivamente il voi, se non in alcune regioni d'Italia. Infatti, al centro-sud il voi è ancora abbastanza comune, e questo per influenza dei dialetti parlati in quelle regioni. Italiani che guardate i miei video, non so ancora perché lo fate, no scherzo. Fatemi sapere se da voi si usa ancora il voi. E oggi? Oggi lei sicuramente non è morto, anche se si usa un po' meno rispetto al passato. Non ho trovato molti studi in merito, tuttavia la mia impressione è che il tu si usi sempre più spesso a discapito del lei, soprattutto tra giovani. Ciò è dovuto probabilmente a una maggiore informalità che caratterizza la società di oggi, non solo nei rapporti sociali, ma anche nella politica, nella televisione, informalità che a volte diventa inciviltà. Criminale! Ma vabbè. Persino nelle comunicazioni tra Stato e cittadini, i siti delle istituzioni e degli enti pubblici usano il tu, mentre in francese si usa il vous. Su internet poi si dà quasi sempre del tu, anche a estranei a cui daremmo del lei per strada. Personalmente uso quasi sempre il tu con persone che sembrano avere più o meno la mia età. Alle persone sopra i 40 anni, su per giù, tendo a dare invece del lei, se non le conosco. Ovviamente a mio padre do del tu.
Chiaramente dipende anche dal contesto. Con un professore di 30 anni tenderei a usare il lei. Anzi, al liceo bisognava dare del lei. Se entro in un negozio, invece, se il commesso sembra giovane o giovanile, darò del tu. Se sembra più anziano, del lei. Se sono in un ristorante di classe, un cameriere anche di 30 anni, invece, darei probabilmente del lei. O ancora, due quarantenni che non si conoscono si darebbero del lei se si incontrano in banca, ma il tu a un concerto rock, con ogni probabilità. La formalità del contesto, oltre all'età dei parlanti, è dunque un criterio importante, ma in generale la società diventa sempre meno formale e il lei, di conseguenza, è usato sempre meno. Se siete confusi, tranquilli, anch'io! Non ci sono regole scolpite nella pietra e non di rado mi capita di non sapere quale pronome usare. A volte sono confuso, aspetto la mossa del mio interlocutore. E voi, stranieri e italiani, avete mai avuto problemi del genere? Scrivetemi nei commenti. Il mio consiglio è, nel dubbio, di dare del lei, soprattutto a persone anziane o più anziane di voi. Al massimo sembrerete un po' formali e il vostro interlocutore risponderà diamoci del tu. Fermo restando che tra giovani il lei praticamente non si usa, quindi cari giovani studenti di italiano, se parlate ad altri giovani, usate direttamente il tu. E in Italia, vi ricordo, si è giovani fino a 40 anni, dunque... Yay! Ah, la forma plurale loro, ve la ricordate, oggi non è più usata. La usava un professore del mio liceo che dava del loro ai suoi studenti, risultando, ecco, alquanto eccentrico. Tipo, loro hanno fatto i compiti? Ma loro chi? È loro! Loro gli studenti. Attenzione però, ci sono tanti altri elementi linguistici che devono accompagnare il lei. Molti stranieri, per esempio, usano ciao con tutti, che però non va bene. Ciao si usa se diamo del tu. Con il lei dobbiamo usare buongiorno, buonasera e arrivederci, o in alternativa salve, che in passato era una via di mezzo, oggi invece è più formale che informale. O ancora, con il tu diremo scusa, con il lei scusi. Gli imperativi poi sono un po' un casino perché ci impongono di usare il congiuntivo alla terza persona, tenga, prenda, dica. Ma ci eserciteremo su tutto questo insieme nell'episodio del mio podcast esclusivo di approfondimento Tre Parole, collegato a questo video. Lo troverete nel Podcast Italiano Club, la mia pagina Patreon, dove potete sostenere questo progetto e ottenere una miriade di contenuti esclusivi come il podcast, di cui sopra, ma anche analisi di testi di canzoni italiane, episodi e video bonus, vlog esclusivi e molto altro ancora. Date un'occhiata al link in descrizione. Io vi ringrazio per aver visto questo video, mi raccomando provate Speakly, che è una bellissima app. Ah, e ho appena pubblicato un episodio del mio podcast dopo qualche mese, è un'intervista a Marco Cappelli del podcast Storia d'Italia. Parliamo di 5 tappe storiche che hanno forgiato l'Italia, ripercorrendo 2000 anni di storia. Link in descrizione. Ciao!